Ancora un po'. Allora, Davide, il fatto è questo. Con la TAV non dovrebbe decidere, o il TAV, si dovrebbe dire il TAV, perché comunque treno ad alta velocità mi sembra. Comunque, col TAV non deve decidere né la Val di Susa, né l'Italia, ma nemmeno l'Unione Europea. Quello che dovrebbe decidere, che dato che si tratta appunto di un progetto, si tratterebbe di un segmento all'interno del corridoio 5, quinto corridoio, che doveva all'inizio congiungere Lisbona con Kiev. Va bene? Allora, in questo caso chi deve decidere? Deve decidere il popolo che è coinvolto da questa cosa, cioè le persone a cui davvero compete di diritto esprimersi sull'argomento, sulla questione, cioè appunto le persone che vivono nelle regioni toccate da questa linea ferroviaria. Non toccate che proprio dove passa materialmente la linea ferroviaria, ma proprio diciamo le regioni in senso vasto. Tra l'altro si potrebbe anche fare, beh, pensiamo ad esempio il Piemonte, poi la Lombardia, poi il Veneto, e così via. Non, cioè partendo dal Portogallo, anche se sì, poi l'hanno accorciato, hanno fatto, mi sembra ora sia dalla Spagna all'Ungheria, una cosa simile. Però noi facciamo finta che si fosse dovuto de decidere all'inizio se fare questo progetto dal Portogallo all'Ucraina, cioè da Lisbona a Kiev. Allora, questa decisione compete appunto alle persone che vengono coinvolte da questa cosa, quindi la penisola iberica, poi la Francia sarebbe l'Occitania, la Francia meridionale, poi la pianura cisalpina in nord Italia. E poi proseguendo verso l'Europa centrale fino ad arrivare passando a nord dei Balcani, della penisola balcanica, fino ad arrivare appunto a Kiev. Loro avrebbero dovuto decidere la questione, perché comunque erano loro toccati direttamente dall'opera, sono loro a cui compete, sono queste persone qua, questo popolo, dover esprimersi sull'argomento, perché è un argomento di suo interesse. Ad esempio, se tu devi cambiare le lampadine in casa, è una cosa che compete a te, non è che si fa un referendum in tutta Italia. Anzi, si facesse, probabilmente esprimerebbero pure decisioni sbagliate, perché quando, sai, di solito si parla di democrazia, però è che poi dicono anche che la democrazia, per essere davvero tale, deve presupporre una partecipazione attiva dei cittadini. Ora, la partecipazione attiva non può esserci su questioni che dopo tutto non interessano davvero i cittadini, mentre invece ad altri sono davvero tanto interessati, solo che hanno il voto che conta quanto quello degli altri. Se, sai, potrebbe sembrare un discorso che riprende quelli lì che dicono solo alcuni devono poter votare, ma non è questo. Quando una questione, ad esempio, se la questione del cambiare le lampadine, immagina dovesse deciderlo lo Stato. Sarebbe una cosa sbagliata, probabilmente sceglierebbero male. Invece, dato che è una questione che compete a te, è giusto che la scelga solo tu e la tua famiglia, cioè è una questione familiare questa, compete a te. Se invece poi c'è una questione come questa, che compete non a una singola nazione, ma nemmeno a una comunità di nazioni come l'Unione Europea, ma nemmeno a una singola valle, compete davvero alle persone che vivono su quella linea, su quella via. Loro devono decidere. Guarda, è un po' come, facciamo questo. Allora, fai finta che questi siano stati, ogni piastrella, va bene? Ogni piastrella è uno stato. Se una questione coinvolge questa cosa qua, questa porzione qua, così, ok? E se scelgono i singoli stati, si mettono d'accordo tra loro, oppure non si mettono proprio d'accordo, lì non si fa nulla. Se invece si mettono d'accordo tra loro i quattro stati, questa decisione verrà presa in modo giusto? No, perché magari loro contratteranno tra loro in base a interessi che non sono di questo territorio che in realtà è unico. Non sono quattro territori separati, è un unico territorio. È un unico territorio diviso tra diversi stati. Come in quel caso, in realtà quello che va dal Portogallo da Lisbona a Kiev è un unico territorio. È proprio appunto l'opera, questa linea ferroviaria, a dimostrare che in realtà è un unico territorio dotato di un'unica vocazione, la vocazione di unire l'Atlantico con l'Asia, d'accordo? Se
senza passare invece per la pianura, per l'altopiano, per la pianura che tra della Francia e della Germania, sai, per la fascia Francia-Germania, franco-tedesca, perché ora mi sembra che passino abbastanza così le merci, facciano questa strada anziché la strada diretta che è più breve passando per l'Italia del Nord. Invece ora devono fare così. Se la scelgono in Europa, magari scelgono, appunto ci sono anche gli europei, ci sono anche i tedeschi, ci sono anche i francesi, ci sono anche gli irlandesi che hanno tutti interessi diversi, quindi non esprimeranno davvero una decisione puntuale sull'argomento, faranno una decisione che magari conviene a loro per altri motivi. Facciamo l'esempio. Ecco, guarda, come è successo tra Sardegna e Corsica. In Sardegna, nel nord della Sardegna, comunque, nello stretto tra Sardegna e Corsica, c'è un'area contesa tra Italia e Francia. O meglio, l'Italia ha concesso delle parti alla Francia. Ma quella, appunto, è una questione in realtà locale, è una questione che dovrebbe coinvolgere semplicemente il popolo che è unico, il popolo che è unico della gente che abita nello stretto, appunto delle Bocche di Bonifacio. Loro dovrebbero mettersi d'accordo e dire: va bene, queste acque sono comuni, sono nostre, sono il nostro mare. Dobbiamo metterci d'accordo da entrambe le sponde per pescare, di modo che si riesca appunto a lavorare, perché comunque quando si parla di politica e di democrazia deve essere sempre rivolto al lavoro, cioè come puoi utilizzare il territorio al meglio, in modo armonico per tutti, non che ci sia una parte soccombente e una parte invece che ha la meglio. In questo caso, cosa è successo? Ci sono stati Italia e Francia che hanno trattato la questione come fosse una cosa negoziabile, cioè l'hanno trattata non davvero politicamente, ma diplomaticamente, cioè loro l'Italia ha altre priorità, la Sardegna per l'Italia è una periferia. La Corsica per la Francia è una periferia, quindi si sono messi d'accordo senza pensare davvero alla popolazione, ma è normale, non perché siano corrotti o cose così, proprio perché è normale che abbiano altre priorità, perché sono, ad esempio, questa piastrella qua avrà altre priorità di solo questa parte qua. Questa parte qua invece sarà, magari verrà sottorappresentata o sarà appunto. Subirà, sarà vittima di una trattativa tra le varie piastrelle, tra i vari stati. Appunto, queste cose bisogna averle chiare in mente. La democrazia, per funzionare davvero, deve avere sempre dei cittadini, deve coinvolgere sempre i cittadini per le questioni che interessano loro. Cosa vuol dire? Che ci deve essere un'unica repubblica nel mondo, non uno stato mondiale, un'unica repubblica. Cosa vuol dire un'unica repubblica? Vuol dire che ogni singolo territorio viene riconosciuto, non è uno stato mondiale che sarà comunque centralizzato, magari il centro sarà in Asia o in America o non so dove. Non è così, non è uno stato globale, ma invece è una repubblica. Repubblica cosa vuol dire? Che sono tutti cittadini uguali e quando ci sono delle questioni che riguardano casa tua, allora è la tua famiglia a decidere. Quando invece è una questione di competenza del Piemonte, allora sono i piemontesi a decidere. Quando è una questione di competenza proprio che coinvolge tutta la penisola europea, allora sono tutti gli europei a decidere. Quando invece è una questione come questa che coinvolge solo una fascia della penisola europea, cioè la fascia che va dal Portogallo, una fascia più o meno rettilinea, appunto come una ferrovia, dal Portogallo all'Ucraina, allora sono le persone che vivono in questa fascia qua a dover esprimere il loro voto. Possiamo immaginarla così. Guarda, non più, ora il mondo più o meno è come diviso in piastrelle, d'accordo? Ogni stato più o meno grandi e che tra l'altro si influenzano a vicenda, ma ci sono alcune più sovrane di altre, mentre altre sono più o meno come dei pupazzi. Allora, che cosa bisogna fare? Bisogna eliminare le piastrelle, ma guardare direttamente i singoli cittadini sul territorio. Immagina come fossero tante piccole lampadine. Se una questione riguarda quest'area qua, ok? Allora queste lampadine qui ricevono la corrente e possono accendersi diventando o rosse
o verdi. Rosse se disapprovano quella decisione, verdi se l'approvano. Se quest'area diventa più verde che rossa, allora quella cosa si fa. Poi, se invece c'è una questione che riguarda sempre questa zona, o meglio, solo una piccola parte di questa zona, allora sono solo queste lampadine qui ad accendersi, non tutte queste, ma nemmeno tutte queste. Di solito con lo Stato, se c'è una questione che riguarda una parte qua, è tutto lo Stato a decidere. Oppure, appunto, se ci sono influenze tra gli Stati, come capita, sono magari è uno Stato potentissimo dall'altra parte che decide una questione qua. Invece deve essere così. Questo è il fondamento della democrazia. Cioè, se una questione riguarda l'Adriatico, non ha senso che si mettano d'accordo gli italiani con gli albanesi, con i croati, con i greci. Con i greci, non so se c'è, forse una parte c'è nell'Adriatico. Comunque, non ha senso che si mettano d'accordo loro, d'accordo? Devono invece mettersi d'accordo. Cioè, non gli stati devono mettersi d'accordo, ma è utile che votino semplicemente, ad esempio, se è una questione che riguarda proprio l'Adriatico, devono decidere tutti gli abitanti dell'Adriatico, non gli abitanti che vivono nell'Adriatico, i pesci, no. Gli abitanti dell'Adriatico, cioè le persone che vivono dell'Adriatico. Quindi i Veneti, i croati, appunto, gli albanesi e così via, i pugliesi. Non ha senso invece che se ne occupi magari una cosa ancora più grande come l'Europa, oppure una cosa più piccola come una questione dell'Adriatico viene decisa da Venezia, no? Nemmeno in questo, sai, che appunto come nel caso della Val di Susa, che la Val di Susa decide, o poi non decide, perché quella è una cosa, non è che la Val di Susa decida davvero, però per come è stata raccontata sembra che appunto che la Val di Susa decida di non fare e la cosa non si fa. No, non deve essere né così né la Val di Susa decidere, che è troppo piccola, è una questione che riguarda una cosa di più grande della Val di Susa, ma non deve essere nemmeno una cosa che viene decisa da uno Stato appunto come l'Italia che ha altre priorità, non pensa davvero agli interessi delle persone toccate, ma magari pensa ad altri interessi, ma per una questione naturale. E non è nemmeno una questione che deve essere trattata dall'Unione Europea, perché l'Unione Europea a sua volta è fatta da tanti stati diversi, ma anche fosse un unico stato. Comunque questa sarebbe una questione locale, d'accordo? Di una parte dell'Europa, non di tutta l'Europa. Non è che dovrebbero decidere pure i sardi su questa cosa. Beh, si potrebbe fare così, si potrebbe fare una cosa ancora più intelligente con l'intelligenza artificiale si potrebbe fare, per cui in base a quanto viene coinvolto, cioè questa è una semplificazione perché non ci sono davvero questioni che riguardano solo una determinata area, è più una sfumatura, d'accordo? C'è un'area più intensa di colore e poi sempre più sfumato, quindi si potrebbe pensare di fare delle percentuali di voto. Qua il voto di questi vale 1, mentre qui, che è un'area più sfumata, magari il loro voto vale 0,5, qua vale 0,2, d'accordo? Perché comunque va bene che una tale linea ferroviaria interesserebbe più che altro appunto da Portogallo all'Ucraina, però comunque interessa più la Toscana, magari, che la Sardegna, ok? Quindi per questo dovrebbe essere in questo modo. Vieni, vieni, che se no si raffredda.